Miguel de Cervantes, 1547, Madrid, 23 aprile 1616. Don Chisciotte diventa cavaliere errante. Bisogna dunque sapere che il detto gentiluomo, nei momenti che stava senza far nulla, che erano più dell'anno, si dedicava a leggere libri di cavalleria con tanta passione, con tanto gusto, che arrivò quasi a trascurare l'esercizio della caccia, nonché l'amministrazione delle sue proprietà. Arrivò a tanta di quella sua folle mania che vendette diverse staglie di terra da semina per comprare romanzi cavallereschi da leggere. E in tal modo se ne portò in casa quanti più riuscì a procurarsene. Insomma, tanto si immerse nelle sue letture che passava le nottate a leggere da un crepuscolo all'altro e le giornate dalla prima all'ultima luce. E così, dal poco dormire e il molto leggere, gli si inaridì il cervello in maniera che perdette il giudizio. La fantasia gli si empì di tutto quello che leggeva nei libri. Sia di incantamenti che di contese, battaglie, sfide, ferite, dichiarazioni, amori, tempeste e altre impossibili assurdità, che gli si ficcò in testa a tal punto che tutta quella macchina di immaginario invenzioni che leggeva fossero verità, che per lui non c'era al mondo altra storia più certa.